Sarà la ditta Pugliese Miccolis a gestire il trasporto pubblico urbano nella città di Potenza. La società pugliese, che si è aggiudicata il bando di gara per il servizio, subentra la ditta Trotta per far cominciare, come ha detto il sindaco di Potenza Mario Guarente, una nuova era del trasporto su gomma e meccanizzato nel capoluogo Lucano. Deve immediatamente cominciare un nuovo trasporto pubblico degno di una città-capoluogo all'altezza di questo termine perché fino ad oggi abbiamo visto di tutto tranne che quello di cui stiamo parlando. Abbiamo assistito in questi anni a numerosi disservizi che partivano dalle scarse manutenzioni sui mezzi, alle corse alle linee saltate, alla mancanza di mezzi a supporto del trasporto pubblico stesso, a linee che venivano modificate di giorno in giorno molto spesso senza che neanche il comune sapesse nulla. Oggi parte una nuova era, le aspettative sono altissime, abbiamo avuto la fortuna di aggiudicare questo servizio a un gestore che non ha bisogno di presentazioni perché gode di ottima fama in tutto il nostro paese ha dato una grandissima disponibilità non solo nell'assunzione di tutto il personale con gli stessi parametri ma anche nella voglia di volersi mettere in discussione andando a rivedere tutte le linee dando piena disponibilità all'amministrazione nella modifica al piano di esercizio oltretutto ha voluto fare un grande regalo alla città di potenza rendendo il primo mese quindi dal primo ottobre al primo novembre totalmente gratuito il servizio di trasporto pubblico quindi sia il servizio tramite gli autobus che il trasporto meccanizzato. Il sindaco ha poi dichiarato che nei prossimi giorni incontrerà il presidente della provincia e la regione basilicata per valutare e prevedere il blocco dei bus extraurbani in alcune zone della città, con il conseguente potenziamento delle linee urbane.